Buonasera e ben ritrovati dal telegiornale del Friuli Venezia Giulia della RAI. Potrebbe dunque sorgere a Trieste, lo avete sentito nei nostri titoli, l'hotspot per accogliere i migranti in arrivo dalla rotta balcanica. Una questione, quella migratoria, che ha spinto il governo a decretare lo stato di emergenza. Antonio Di Bartolomeo. La dichiarazione dello stato di emergenza potrebbe accelerare la costruzione dell'hotspot per migranti in Friuli Venezia Giulia, un luogo dove dare un'immediata accoglienza prima di procedere con rapidi trasferimenti, come accade a Lampedusa. Dove realizzare questa struttura di cui si parla da anni? A che punto siamo? Il prefetto di Trieste, Pietro Signorello, dice che c'è un'ipotesi in campo. È ancora prematuro parlarne nei dettagli, ma fa capire che potrebbe sorgere nell'area di Trieste, non in Friuli, come chiesto, ad esempio, dal sindaco Roberto Di Piazza. È certo che secondo me se un hotspot va fatto comunque in questa provincia, perché insomma, rispetto a tutto il Friuli Venezia Giulia, è questo il contesto territoriale dove si registrano i maggiori accessi. I numeri dei primi tre mesi, 2.600 ingressi accertati, il quadruplo dell'anno scorso, invitano a prepararsi a un'estate potenzialmente difficile, anche se la maggior parte di chi passa per la nostra regione non si ferma e prosegue il viaggio verso altre città d'Italia o, più spesso ancora, verso l'estero. La dichiarazione dello stato d'emergenza è stata ben accolta dal presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federica, che però ha avvertito non è la soluzione al problema. Critico il Partito Democratico, per il segretario regionale Renzo Oliva è fumo negli occhi, un pannicello caldo. Intanto il Ministero degli Esteri sloveno risponde alle critiche del vice premier Matteo Salvini, che ha chiesto a Lubiana di non ostacolare le riammissioni informali di migranti. La cooperazione tra polizie d'Italia e Slovenia è molto buona, come confermato dai due ministri degli esteri il mese scorso, scrive la diplomazia slovena. Il tema sarà al centro dell'incontro tra i ministri dell'interno d'Italia e Slovenia, Matteo Piantedosi e Boštjan Poklukar. Il faccia a faccia domani a Roma.